Come ti trovi? Io sono Simone Pittarello, sono appena tornato dal mare e ho messo una magliettina così si vede, capito, che mi piacciono sia i gattini che i cagnolini, così piaccio a tutte e due le categorie di persone. Allora, praticamente io scrivo canzoni e ho fatto diversi anni come frontman di diverse band. E poi ho detto, divento solista. No, perché lo ero già, hai capito? E quindi adesso ho fatto una canzone che si chiama Il senso della pausa, che è il mio ultimo singolo. E di cosa parla Il senso della pausa? Mi sono detto, perché bisogna sempre fare delle canzoni? Perché bisogna scrivere? Allora ho detto, perché non scrivo una canzone che parla sul perché bisogna sempre fare delle canzoni anche quando non hai niente di... È stato un escamotage, non lo so. In realtà, attenzione, perché il pezzo è molto serio. Ma perché si vede il microfono che viene tipo quelli che non... Vabbè, secondo me forse ci stava anche bene anche un tocco di rosso. Cosa dici? Su sto pianoforte, su sto video. Allora, il pezzo è nella colonna sonora di un film che praticamente anni fa io e il mio amico Christian Dierto, che saluto, ciao Christian, e siamo andati dentro un supermercato vestiti a fare spesa con i tailleur di mia nonna addosso. E la cosa è stata così gradita, specie del personale, che mi ha detto perché non farci un film? E il brano Il senso della pausa è diventato una delle parti della colonna sonora del film Il senso della pausa. È vero? Non è vero, però se tu lo vuoi interpretare così, ma santo Dio, ma non sono io che ti dico di no, tu la devi interpretare così. Comunque, questo bando alle ciance, il senso della pausa. Vado ad ascoltare perché è un pezzo serio, perché se faccio musica seria, poi sono allegro nella vita, se faccio musica troppo allegra sono triste, insomma, quelle cose lì. Allora ti mando, siccome ho poco tempo, ti mando adesso, subito dopo, il filmato che io volevo fosse quello vero, però mi hanno detto di no, quindi adesso guardati quello che doveva essere il video originale. Ciao, grazie, ciao. Ciao, io sono Simone Pittarello e allora praticamente mi hanno detto che non devo registrare un video buio e quindi accendo meglio la luce. E non posso mettere in sottofondo delle canzoni mie, quindi volevo cantarmi un pezzo adesso, il mio pezzo al volo. E poi di non mettere in orizzontale, ecco, di tenere in orizzontale il telefono che è indispensabile, quindi vi canto la mia canzone.